Se a Ferragosto restate in città, non perdetevi lo spettacolo gratuito di Andrea Di Marco il 15 agosto alle ore 20 ai Giardini Luzzati, nel cuore del Sestiere del Molo. Abbiamo qui apposta Andrea Di Marco. Ma io veramente ero qui a prendermi un po' di ombra, un po' di fresca in questa giornata di calura. E senta, allora, noi sappiamo che lei è il fondatore del movimento estremista ligure, giusto? È qualcosa di contrario? No, no. Sono stato eletto all'unanimità. No, no, ci mancherebbe. Il 100% dei voti ero da solo io a votare. Certo, certo, ci mancherebbe. E sappiamo però che oggi ha visitato il Sestiere del Molo e volevamo chiederle che cosa ne pensa dei nostri interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nel Sestiere del Molo. Già con questa voce tutta entusiasta mi fai venire la pelle d'oca. Sono andato a fare il sopralluogo, avete fatto proprio un bel lavoro di riqualificazione, avete messo il verde. Allora, se uno vuole il verde se ne va a Busalla, che è piena di località di villeggiatura, va a Crocefieschi, se ne va a Semino, Camarsa, che è di fronte, in Agea, ci sono pieno di località, non viene nel centro storico. Lo so perché l'avete fatto, perché così la gente si riqualifica al territorio, c'è una cameretta da affittare, arrivano i turisti, arrivano i francesi, va tutto bene, i tedeschi, gli avvoli, poi arrivano quelli lì, i milanesi. Allora sai cosa ti dico? Te e quella tinta rossa che ti hanno fatto in testa, bisogna che ve ne andate, non posso dire dove, però è quello posto lì, finisce con uno. Ma signor Di Marco, signor Di Marco, ma... E niente, comunque il 15 agosto alle ore 20 Andrea Di Marco ai Giardini Luzzati, si fa sicuro, non vi preoccupate.